Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, care amiche, cari amici, care web spettatrici, cari web spettatori, buongiorno. Benvenute e benvenuti, siete collegati in diretta con Salvo Mandarà che vi parla dalla solita strada provinciale che porta da Bietegrasso verso Milano. Oggi è martedì 10 settembre, martedì 10 settembre del 2013 e sono in questo momento le 9 e 25 minuti. Allora, oggi, vabbè, il quadro politico in Italia credo che sia il solito. Stamattina ho provato a sbirciare sui due canali dove ci sono trasmissioni in diretta, e cioè Rai 3 e la 7. E ho sentito sempre le solite cose. Si parla sempre di Berlusconi, della decadenza, della giunta. E credo che adesso ancora per un bel po' non sentiremo parlare d'altro. Mentre io, e credo come me, almeno una decina di milioni di italiani vorrebbero semplicemente che si togliessero tutti quanti dalle scatole, tutti quanti, via, tutti a casa, tutti, tutti a casa, tutti. E invece dobbiamo ancora stare lì a sentirli, ancora l'interpretazione, la retroattività, l'agibilità, l'inagibilità. Ve ne dovete andare tutti, venite a dire, you have to go. Non conosco altre lingue, italiano, siciliano e inglese. Vi dovete togliere dalle scatole, non ne vogliamo più sentir parlare, ma di nessuno di voi, non solo di Berlusconi, almeno io parlo per me. Io non mi interessa, potete anche lasciarlo lì al Senato, basta che vi sbrighiate a far cadere questo governo, ad andare subito al voto e basta. Quindi, Napolitano, cosa aspetti? Fai cadere questo governo per cortesia, non ne possiamo più, non vogliamo più sentir parlare questa gente. Quindi, per cortesia, dovete andarvene tutti fuori dai bottoni. Fuori dalla stanza dei bottoni, andatevene via tutti quanti, tutti, tutti, dal primo all'ultimo. Non mi interessa sentir parlare di Berlusconi, agibile, non agibile, retroattività della legge Severino, com'è che si chiama? Severino, boh, insomma, di quella famosa legge per cui stanno discutendo da settimane, settimane, settimane. Basta, basta, toglietevi dei coglioni, tutti, via, fuori. Vabbè, scusate, sfogo. Ogni tanto ci vuole anche lo sfogo mattutino. Parliamo di cose serie invece. Ieri sera abbiamo fatto questa puntata su Salvo 5.0, questa intervista al generale Umberto Rapetto. Devo dire, sono veramente molto, molto contento perché ancora una volta ho avuto l'opportunità di conoscere una persona estremamente interessante da conoscere, da sentir parlare, a cui porre delle domande. Anche quella del generale Rapetto è un'altra storia veramente particolarmente dolorosa per il paese, perché quando una persona così competente, che dimostra, diciamo, trasparenza, onestà, viene messa da parte in quel modo, viene praticamente, come ha detto lui, non sono parole mie, giuridicamente ucciso. Lui ha detto addirittura, visto che io facevo il parallelo, dicevo, sa, ci sono altre persone che hanno subito trattamenti ben peggiori, che sono stati addirittura ammazzati. E lui mi ha risposto in un modo che io onestamente non mi aspettavo. Cioè ha detto, ma guardi che per me dal punto di vista, diciamo, non fisico, ma esistenziale, diciamo così, è come se mi avessero ucciso, è come se avessero massacrato il mio corpo. Cioè, sono parole molto dure, eh? Le trovate sulla registrazione, non è che me le sto inventando. E fra l'altro, diciamo, non si capisce neanche perché, o perlomeno si capisce, voglio dire, i sospetti ce li abbiamo tutti, del perché abbiano fatto questa cosa. Evidentemente con le indagini che ha fatto, soprattutto l'ultima, la più importante, anzi no, l'ultima in ordine cronologico, credo fosse quella
per il recupero dei dati delle macchine, dei computer della Costa Concordia. Però, insomma, la più importante dal punto di vista soprattutto per lo Stato italiano, perché se quella multa fosse stata riscossa, noi avremmo potuto aggiustare le sorti del paese per ben 4 anni, perché con 90 miliardi, 98 miliardi, si possono fare l'equivalente di 4 o 5 finanziarie. Voi capite quello che si potrebbe fare con 98 miliardi di euro, tolti fra l'altro dalle tasche di persone che hanno un'attività che è tutto tranne che etica. Non voglio dire se è illecita, evidentemente se gli permettono di farlo è lecita, anche se non è detto, perché spesso in Italia vengono permesse delle cose che non sono neanche lecite. Ma lasciamo perdere, non mi interessa discutere la liceità di chi praticamente fa soldi rovinando la gente, ma dal punto di vista etico è veramente una cosa inaccettabile che ci siano delle persone che fanno business, si arricchiscono facendo miliardi rovinando la gente con le slot machine. Questa è una cosa assurda. Dovrebbero essere vietate e debellate. E no, soprattutto non dovrebbero essere in posti pubblici come bar, come sale, diciamo che sono accessibili a chiunque, anche ai ragazzini. Quindi questa è veramente una cosa assolutamente immorale. Non so se fuori dall'Italia questa cosa è così anche in altri paesi. Secondo me in un paese civile non dovrebbero esserci le macchinette mangiasoldi come queste, che poi creano un sacco di problemi a livello anche sanitario, creano dipendenza, creano stress, creano suicidi e creano soprattutto delle persone infelici che rovinano la propria vita, perché a quel punto il vizio diventa veramente peggio di una droga, è una vera e propria droga. Quindi per me già è assurdo che ci possano essere dei, non dico delinquenti, perché se la legge glielo permette non sono delinquenti dal punto di vista puramente legale, però fatemi dire diversamente onesti, ecco, non so come dire, insomma, comunque delle persone che possano fare soldi sfruttando una malattia o comunque l'induzione in schiavitù di migliaia e migliaia di persone. Questa è una cosa veramente del tutto immorale. E a parte questo, perché poi da quello che abbiamo detto ieri probabilmente c'era anche una truffa, perché in teoria queste macchinette dovrebbero restituire ai giocatori il 70% di quello che incamerano, ma in pratica, da quello che diceva ieri il generale Rapetto, probabilmente non è neanche così, non viene restituito il 75% di quello che incamerano, ma forse molto molto meno. Quindi alla fine c'è chissà cosa c'è dietro, a parte la mancata corresponsione del 25%, o meglio, del 12,50% che dovrebbe andare allo Stato. Perché, allora, ripetiamo, il 75% è la quota che dovrebbe essere restituita ai giocatori. Del 25% che rimane, ce n'è una metà che rimane a tutto il circuito, quindi gestori, eccetera. E l'altro 12,5% dovrebbe andare allo Stato sotto forma di tasse. E quindi, intanto, se già non si rispetta la percentuale 25-75, capite bene che già è una cosa gravissima, gravissima. Se poi di questo 12,5% che dovrebbe andare allo Stato non va, perché le macchinette per oltre 2 anni non vengono collegate al sistema informatico che è stato messo lì apposta per conteggiare le giocate, capite che è proprio una truffa, veramente una truffa ai danni dello Stato, altro che evasione fiscale, non è un'evasione fiscale, è proprio una truffa. E quindi la sanzione dovrebbe essere pesantissima, perché provate voi a fare una truffa del genere, cioè, ma equivale a stampare soldi falsi, equivale a fare una rapina in banca, cioè è una cosa veramente grave, non è una semplice evasione fiscale, cioè che voi vi dimenticate di fare uno scontrino ogni tanto. Qua stiamo parlando di macchinette che continuativamente per degli anni non sono state collegate al sistema informatico che era stato messo lì apposta per misurare la quantità di soldi rubati ai poveri fessi che vanno a giocarci. Capite di cosa stiamo parlando? Ora, io ho provato a fare il calcolo, devo dire onestamente che con i dati
che ho capito durante l'intervista di ieri, i numeri non mi tornano. Mi vengono fuori 8 miliardi e mezzo. Anzi, vi propongo questa cosa, magari con i vostri commenti in chat, per favore la chat di YouTube, non appena vedrete questo video su YouTube, vi prego di dirmi dove sbaglio, perché probabilmente ho commesso un errore nei dati iniziali. Allora, i dati iniziali quali sono? C'è un contratto fra le ditte concessionarie e praticamente lo Stato, diciamo così, o i monopoli di Stato. Questo contratto diceva che nel caso in cui le macchinette non fossero collegate al sistema in rete, per la determinazione dei consumi, diciamo così, si dovesse pagare una sanzione di 10 euro all'ora. Bene, allora per fare il calcolo è molto semplice. Basta moltiplicare 365, che sono i giorni contenuti in un anno, per 24, che sono le ore contenute in un giorno, per ottenere le ore di un anno, che sono 8.560. Ora, 8.560 sono le ore di un anno. Ora ho capito forse dov'è l'inghippo. Mi è venuto in mente adesso, perché ieri il generale Rapetto parlava di 10 euro ogni ora. Ma probabilmente l'errore è proprio qui, devo verificare, perché mi sembra che ieri, chiacchierando con il cittadino portavoce al Senato Giovanni Endrizzi, probabilmente questo contratto parlava di 10 euro al minuto e non all'ora. Porca miseria, ecco dov'è il punto. Forse ho capito dov'è il punto. Quindi tutto questo calcolo che io ho fatto, però ormai ve lo completo e poi vi dico eventualmente come va corretto. Allora, quindi abbiamo detto sono 8.560 ore in un anno, che si ottiene semplicemente moltiplicando 24 per 365. Questo vuol dire che sono circa 17.000 ore in 2 anni, perché il periodo è stato dal 2004 al 2006, non so bene i mesi, quindi magari sono anche più di 24 mesi, ma non importa, facciamo finta che siano 2 anni. Quindi sono circa 17.000 ore in 2 anni. Se sono 10 euro all'ora, ma qua è un dubbio grossissimo che ho, questo è da verificare assolutamente, vi prego, se qualcuno di voi lo sa, di fammelo sapere, di segnalarmi magari un link dove è scritto in modo sicuro questo dato. Se fossero comunque, per il momento prendiamo per buone le 10 euro all'ora e non al minuto, sono 170.000 euro per ciascuna macchinetta per 2 anni. Siccome le macchinette sono circa 50.000, almeno questa è una stima perché il generale non ricordava il numero esatto, però diceva sono diverse decine di migliaia. Allora, per rimanere sul conservativo, facciamo 50.000. Allora, 50.000 macchinette per 170.000 euro a macchinetta fanno 8 miliardi e mezzo, che sono un decimo, meno di un decimo rispetto ai 98 miliardi. Allora dico, allora forse ha fatto bene la Corte dei Conti a ridurre a 2,5 miliardi, perché d'altronde non credo che le macchinette siano accese 24 ore al giorno, magari sono accese 8 ore, 10 ore al giorno, quindi insomma va diviso tutto questo conto per 2 o per 3 e quindi ecco da dove viene fuori l'8,5 che diventa 2,5. Ma c'è appunto questo discorso che il contratto forse non parlava di 10 euro all'ora, ma 10 euro al minuto. Importante, verifichiamolo e magari ne parliamo nel Mi scappa la diretta di domani. Io però avrei delle altre cose da dire, quindi chiudo e ritorno. Per cortesia, se volete, naturalmente non è obbligatorio, tornate, cioè rimanete qui che io torno fra poco, fra 10-15 secondi, ok? Vi aspetto.